il suo bambino è nato senza vita e voleva condividere le sue foto per avvisare le altre madri. Vivere la dura prova del parto sapendo che il bambino nascerà senza vita è una situazione straziante. È una perdita predetta che affronta sentimenti di angoscia, incertezza, impotenza e molto dolore. Le cause di questo fenomeno sono molteplici e Brooke Campbell, una madre di 27 anni di Brisbane, ha deciso di raccontare la sua storia per evitare che altre famiglie vivessero questa terribile esperienza. Brooke, nel bel mezzo del suo dolore, ha condiviso le foto del figlio nato morto per sottolineare l'importanza di alcuni semplici esami del sangue in gravidanza che non sono considerati obbligatori per il monitoraggio della gravidanza. Vuole anche esortare le donne incinte a considerare di sottoporsi a tali test. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte. Brooke è stata devastata nella sua 36esima settimana di gravidanza dopo aver ricevuto la notizia scioccante che il suo bambino non aveva segni vitali a causa di un distacco della placenta. Questo distacco parziale o totale della parete dell'utero è noto come distacco della placenta. Sebbene le ragioni che causano questo distacco non siano note nella maggior parte dei casi, i fattori di rischio possono essere traumi addominali, aumento della pressione sanguigna materna, abuso di alcune sostanze o una malattia genetica. Le sue conseguenze sono gravi sia per la madre che per il bambino, purtroppo può anche causare la morte. Ciò provoca sanguinamento nella madre e impedisce l'apporto di ossigeno e sostanze nutritive al bambino. Brooke ha subito un'emorragia molto pesante, che l'ha portata sull'orlo della morte dopo aver perso 1,7 litri di sangue alla fine di agosto, quando era incinta di 36 settimane. In attesa dell'ambulanza, Brooke ha perso molto sangue, anche i coaguli erano tanti. Era in stato di shock totale, non poteva credere a quello che le stava succedendo, ma sapeva che era qualcosa di molto serio, non sentiva il suo bambino. Quando sono arrivate in ospedale, questa madre è rimasta sconvolta quando il suo ostetrico ha scoperto che il bambino non aveva più battito cardiaco. Il mio cuore era spezzato. Ho guardato lo schermo a ultrasuoni e ho potuto vedere il corpo del bambino senza vita dentro di me. È un'immagine che non potrò mai cancellare dalla mia mente. È stata lei a dare la triste notizia nella stanza a Elliot, suo marito, quando è tornato dall'ambulanza con le valigie. È crollato ed è caduto a terra dicendo che non era possibile, come è potuto accadere. Diverse infermiere lo aiutarono a rialzarsi. Tra pianto, dolore e smarrimento, Brooke è stata trasferita in sala parto dove ha dovuto dare alla luce il suo bambino pur sapendo che sarebbe nato senza vita. Il parto è stato molto crudele sapendo che Darkie se ne sarebbe andata quando fosse uscita. Ma non c'era altra opzione. Sono scoppiato in lacrime sapendo cosa sarebbe successo dopo. Dopo tre grandi spinte il bambino era già uscito dalla madre. Era lungo 53 cm e pesava 3,3 kg, proprio come suo fratello maggiore. Brooke ha commentato che Darkie sembrava sana e bella, tranne per il fatto che non piangeva come un neonato. Il suo cuore era davvero infranto, sembrava che stesse dormendo, lei voleva solo che respirasse per la prima volta. L'hanno avvolto e messo sul mio petto. È stato un momento meravigliosamente tragico. Non era giusto che non fosse vivo, era così sano. L'ospedale ha permesso loro di stare con Darkie per tutto il tempo necessario per salutare il loro bambino. Darkie stava nella stanza in una culla che aveva un sistema di raffreddamento. Sua madre ha rifiutato di lasciarlo andare. L'ho tenuto al petto tutta la notte. Mi sono svegliato molte volte quella notte solo per abbracciarlo, baciarlo e piangere in silenzio. Mentre lo cullava tra le braccia per l'ultima volta, suo marito la confortò e il piccolo Noè, sebbene fosse un po' confuso dal fatto che il bambino non si stesse muovendo,
diede al fratello un tenero bacio. La causa della morte è stata l'emorragia causata dal distacco della placenta. Ha commentato che la placenta è semplicemente volata fuori dalla parete dell'utero e il bambino è andato in arresto cardiaco per mancanza di ossigeno. La sua famiglia lo porterà sempre nel cuore. Fin dall'annuncio della sua esistenza sono stati giorni di festa e dolce attesa del suo arrivo. Durante tutta la gravidanza, questa famiglia ha effettuato diversi scatti fotografici per iniziare l'album dei ricordi che sarebbero stati parte di quelle esperienze che purtroppo non potevano continuare. Gli esami del sangue di Brooke hanno rivelato che soffre di un raro disturbo genetico della coagulazione chiamato fattore Wolleiden, che colpisce una persona su 20 o 25. È importante confermare la presenza del fattore Wolleiden nel sangue della donna incinta mediante test e quindi rispettare il trattamento di iniezione durante l'intero gravidanza per prevenire il distacco della placenta. Se questo test fosse obbligatorio per tutte le donne incinte, non avrei perso il mio bellissimo figlio. Dopo aver trovato la forza per raccontare la sua storia, Brooke ha detto di voler aumentare la consapevolezza sul rischio di questa malattia genetica e sulla possibilità che le donne incinte possano portare il fattore genetico senza saperlo e attraversare il calvario che ha vissuto. Ritiene necessario che questo test sia obbligatorio come parte del controllo della gravidanza, è importante sapere se soffrono di questo disturbo, è un rischio molto grande che può essere controllato. Nessun genitore vuole seppellire il proprio figlio. Non vuole che nessuno rischi la propria vita o quella del suo bambino, vuole solo trasmettere che questo esiste e purtroppo sono molti i casi in cui lo scoprono quando è troppo tardi. Dopo questa perdita irreparabile, Brooke non ha lasciato la sua casa per settimane, è stata sommersa in uno stato di depressione molto grande. Fortunatamente, ha trovato in suo figlio Noah il sostegno che la motiva ad avere speranza e l'illusione di una nuova alba, nel marito, nella famiglia e negli amici che le hanno dato parte della forza di cui ha bisogno per andare avanti. Capì che restare in silenzio non avrebbe aiutato le altre famiglie. Ha deciso di parlare della sua storia e di salvare un'altra madre dal dover affrontare questo dolore profondo e straziante. In onore di Darkie, la fotografa di famiglia, Natasha Taelser, per conto di Art for Life Photography ha promesso di contribuire all'eredità del piccolo Darkie nella campagna Bears of Hope. Offre i suoi servizi di pari valore per ogni donazione effettuata. Se vuoi saperne di più su questa iniziativa e fare una donazione, puoi cliccare qui. Il messaggio di questa madre è davvero molto importante. Senza dubbio fa la differenza tra la vita e la morte. Condividilo. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni. Dizioni.